Bentornati nella mia stanza e scusate l'assenza, ma ho avuto praticamente dei problemi personali e magari questo ve lo racconterò in un altro video. E oggi vorrei fare con voi, tentare di fare, la 3 Minutes Makeup Challenge, ovvero cercare di proporre un trucco più o meno completo in 3 minuti, quindi tipo dovrei essere flash per toccarmi in 3 minuti, ma noi ci proviamo, incrociamo le dita. Qua davanti a me ho già i trucchi praticamente aperti, diciamo le palette aperte, i tubetti aperti di roba, quindi spero che non sia parare, perché altrimenti magari ci metterei tipo il doppio del tempo per cercare di aprire le cose che non si vogliono aprire e quindi sarei penalizzata. E adesso qua, di fianco a me, ho il timer settato per 3 minuti, quindi alla fine di questi 3 minuti il timer suonerà e spero di non avere una matita dentro l'occhio quando lo farà, perché potrei perdere un occhio in diretta. No, vabbè, cominciamo, ho tipo ansissima di cliccare il tasto, ma ce la possiamo fare. Adesso lo clicco, giuro che la faccio. Andiamo, via, ok, ho detto via. Perfetto, comincio con un po' di fondotinta. Ho applicato alla, diciamo bene meglio, perché altrimenti potrei scivolare nel volgare e noi non vogliamo questo, vero? Oltretutto questo pennello è bellissimo perché applica il prodotto velocemente e anche abbastanza uniformemente, è molto leggero, vabbè che è molto leggero questo fondotinta in generale, ovviamente dove volete che l'abbia preso? AliExpress, ovvio, cioè avevate qualche dubbio? Ok, vediamo se riusciamo a mettere il correttore con due mani, tipo le magie del make-up. Non sono manco ambidestra, ma tipo, infatti si vede che qua tipo fa schifo, ma ce la possiamo fare. Ok, cipria, altrimenti i prodotti se ne vanno a quel paese. Le passo anche un po' ovunque sulla mia fantasticissima fronte e sul naso. Poi con un pennello cerchiamo di dare tipo un senso ai miei occhi, anche se i miei occhi un senso non ce l'ha. Basta, scusate, mettiamo un po' di ombretto tipo non del tutto orrendo, cerchiamo di fare qualcosa per rianimare i miei occhi, spugniamo perché sennò sembra che mi sono truccata con il fucile truccatore di Homer Simpson. Un po' di mascara, non metto l'eyeliner perché sennò rimarremmo qua fino a dopodomani. E noi non vogliamo questo, vero? Mi vedete già abbastanza. Ok. 40 secondi. Un po' di blush. Un po' di blush. Un po' di burro cacao. Tipo che anche se messo a caso va bene. Un po' di matita nell'occhio. Spero che non sia proprio letterale. Ce la facciamo? Sì, dai, ce la facciamo. Mettiamo un po' di senso anche alle sopracciglia, perché non si sa mai, riusciamo, incontriamo tipo l'amore della nostra vita e ci vede con le sopracciglia che fanno schifo. Finito. Bene, sono passati 30 minuti, in 30 minuti avrei fatto molto meglio, ma 3 minuti è questo il risultato. Guardate come sono fashion, anziché sono riuscita, diciamo, circa, sono riuscita a truccarmi, tipo, le ciglia sono indecenti, sono qualcosa di indecente, proprio ho messo il mascara
cioè come se, non lo so, chiudiamo questa parentesi, va, che è meglio. Guardate la mia fantastica faccia. Dai, non fa totalmente schifo, anche perché ho usato colori abbastanza tenui e abbastanza sfumabili. Non ho usato chissà quali, cioè qua tipo il sopracciglio che ha qualche problema di natura tecnica, perché tipo, non so, ha un coso nero orrendo. Quindi dai, però più o meno, per essere un trucco diciamo da giorno, tipo per andare a fare la spesa o a buttare la spazzatura, tipo quando qualcuno, nessuno ti vede, anche se non penso che qualcuno si trucchi apposta per andare a buttare la spazzatura. Ma comunque, questo è la mia sfida fantastica. Spero che vi siete divertiti a guardarmi ansiare mentre che mi truccavo e il tempo scorreva lì e sentivo nella mia testa tic tac, muoviti. Però dai, è fattibile, cioè a meno che non cominci a tipo stenderti del cerone che te lo devi sfumare con, non so, con l'amianto, anche se non ha senso, ma penso che sia abbastanza fattibile. Io odio non mettermi l'eyeliner perché lo odio profondamente non metterlo, ma sarebbe uscito qualcosa di, non so, sovrannaturale, nel senso però negativo della cosa, perché sarebbe stato orrendo. Non, già le ciglia fanno schifo, anziché tipo il correttore è qua quasi guardabile, perché se no il resto, tipo, questa è la mia faccia da 3 minuti. Spero che vi siete divertiti a guardarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!